Buongiorno e benvenuti a tutti. I videogiochi sono uno dei mezzi di intrattenimento più popolari al giorno d'oggi e gran parte del loro successo è dovuto al fatto che esiste un buon numero di piattaforme e di giochi per tutti i gusti e per tutte le età. Invece per questo video ci concentreremo solo su quei giochi che sembrano essere fatti per farti arrabbiare perché il loro livello di difficoltà diventa talmente frustrante che alcuni decidono di abbandonare il combattimento a metà strada. Quindi ecco 10 videogiochi che hanno umiliato tutti noi. Getting Over It with Bennett Foddy. Getting Over It with Bennett Foddy è diventato molto popolare per via della grande frustrazione che faceva subire a tutti quelli che ci giocavano. L'idea sembra abbastanza semplice, devi semplicemente portare Diogenes, un personaggio intrappolato in un pentolone, in cima a tutto, usando soltanto un martello per poter scalare. Tuttavia, quando prendi il mouse per giocare, ti rendi conto di come possa essere difficile. La cosa che aumenta la difficoltà è che non ci sono punti per salvare. In altre parole, se perdi il controllo e cadi, perderai tutte le tappe e ripartirai da zero. Se fai parte di quelli che sono stati più volte umiliati da questo gioco, non preoccuparti perché in realtà sono rare le persone che hanno potuto finirlo. Flappy Bird. Flappy Bird è uno dei giochi che crea più dipendenza e più stressanti di questi ultimi decenni. Tra l'altro è proprio per questi due motivi che il suo creatore ha deciso di toglierlo dall'App Store e da Google Play. Già, Flappy Bird ha dato dipendenza a milioni di persone in appena qualche giorno. Inizialmente vogliono solo provarci, ma davanti alla difficoltà della manovra non possono impedire di ricominciare ancora e ancora. E furiosi di non riuscire nel gioco, gli utenti si lamentano con forza verso il suo creatore. I commenti non smettono di criticare il gioco, offese, minacce, a tal punto che ormai il creatore ha puramente, molto semplicemente, tolto il gioco. Se vuoi avere una specie di rivincita su questo gioco, esistono alcune versioni su Google Store, tuttavia ti avviso che non sono quelle originali. Il gioco del dinosauro di Google. L'unico motivo per cui la difficoltà di questo gioco del dinosauro non è nota più di tanto è perché quasi nessuno lo prende sul serio. Mi dispiace, piccolo Dino, ma giochiamo con te solo quando non abbiamo internet. Comunque, anche se questo gioco consiste solo a fuggire agli ostacoli, non è così semplice come può sembrare. Infatti diventa tutto complesso a furia di andare avanti, a tal punto che devi avere riflessi eccellenti per continuare. Ciò che risulta essere frustrante è che non è possibile arrivare alla fine, e peraltro non ce n'è, o per meno nessuno c'è mai arrivato. Bene, il record massimo è di 91.521 punti, che non raggiungerai mai, per essere sinceri. Cat Mario. Siobhan Action, meglio noto con il nome di Cat Mario, è un gioco concepito per liberarti dal demone dentro di te. I retroscena di questo gioco, che sembra inoffensivo, basato sui titoli di Super Mario, sono i peggiori. Infatti, quando meno te l'aspetti, dei nemici escono dal nulla, oppure cadi in trappole che ti uccidono sul colpo. All'inizio hai 3 vite e 6 livelli. Se vuoi provarlo, puoi cercarlo facilmente su Google. E se per la disperazione finisci per terra in lacrime, non ne sono responsabile. Cuphead. Cuphead è senza alcun dubbio arte pura, con le sue animazioni in stile cartoni animati negli anni 30 e i suoi sfondi in acquerello. Tuttavia, dietro a tutto questo set family friendly, si nasconde un gioco abbastanza difficile, in cui dovrai adattarti velocemente ai comandi se non vuoi morire. Un'altra difficoltà che si pone durante il gioco è il numero elevato di cattivi e di boss ai quali sei confrontato, e i quali hanno dei movimenti casuali molto difficili da memorizzare, cosa che spinge molti ad abbandonare il gioco per la disperazione. Nonostante tutto ciò, è un gioco molto divertente e se sei tenace, forse finirai per controllarlo.
Dark Souls. Se hai giocato a Dark Souls, hai sicuramente visto questo messaggio a più riprese. Il gran numero di boss e di nemici ne fa un gioco unico, e oltre ad essere considerato come uno dei migliori videogiochi di ruolo, molti lo classificano come uno dei giochi più complessi di tutti i tempi. La cosa più complessa in questo gioco è di poter conservare le anime che racimoli man mano, le quali servono all'acquisto e a passare a livello superiore. Infatti, se muori, le perdi per sempre. Nonostante tutto questo, ti consiglio di giocarci, anche se devi disporre di diverse televisioni. Contra. Qualsiasi giocatore giovane avrà giocato almeno una volta nella propria vita a Contra, un gioco d'azione per NES e altre piattaforme degli anni 80. Si tratta di uno di quei videogiochi che ti danno subito dipendenza, con degli extraterrestri, degli spari e 8 bit di puro divertimento. Ma non può essere tutto rose e fiori. In realtà passare i livelli di questo gioco potrebbe diventare esasperante, perché può ucciderti praticamente tutto. Le cadute, le granate e i nemici venuti fuori dal nulla sono solo alcuni esempi. Ovviamente non era una cosa impossibile, e ce n'è di gente che ha finito il gioco. Tuttavia sono certo che in molti hanno abbandonato il gioco prima di arrivare a metà. Dimmi cosa pensi di questi videogiochi. Scrivilo nei commenti. A presto! I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of.